rubrica Colori e Spezie. Oggi siamo con John e con Geraldine Portelli e stiamo andando a scoprire uno delle prime spezie molto particolari. Che cos'è questa, John? Questo è bietola. Sì. Che va processata con un processo molto tecnico. Sì. Che rendere impolverato. Si può usare per esempio in yogurt, sì, nel per dare colori alle torte. Wow, e anche, è tutto naturale. Sì, anche la pasta rossa si può ottenere con il polvere di bietola. Ok, bellissimo. Questo processo tecnicamente com'è chiamato? Freeze dry, un processo molto tecnico. Sì. Richiede una tecnica molto scientifica. Di solito è un abbattimento di temperatura e poi il prodotto viene ridotto in polvere, ma questa è una cosa molto tecnica. Il colore, questo colore gli viene proprio dalla bietola? Sì, infatti, niente aggiunto, è il colore naturale del bietola quanto va seccato in questo modo. Ok, grazie mille, Gian. Sì, benvenuta.